parlo con Lucio Corsi. Buonasera, sì, sto parlando. Qui è Folletta Unplugged. Con Andrea? Esatto, Folletta Unplugged. Siamo qua fuori in questa località. Esatto, c'è un cartello attenzione draghi, doppio senso. Diventeranno draghi, provate a dare i fucili. Provate a dare i fucili in mano alle cimici, diventeranno simili. A terra armati volanti. Perfetto. Gli alieni sono sulla terra, gli alieni sono già atterrati. Chiedetelo agli insetti, se li hanno visti camminare. Gli alieni sono nel mare, si sono già tuffati nel mare. Chiedetelo alle aragoste, se li hanno visti nuotare. Rispetto alle formiche sono forte come Godzilla. Rispetto alle formiche sono alto come Godzilla. Rispetto alle formiche. Buonasera a tutti. Va ora in onda Lucio Corsi con Altalena Boy per Folletto Online. Altalena Boy è la storia dell'unico bambino della storia che riuscì a fare il giro della morte sull'altalena e sparì poi nel nulla e nessuno più lo vide. È una leggenda triste, ma è una leggenda che spero sia vera. Questa è Altalena Boy, lo ripeto ancora. A fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte. L'altalena era mezzogiorno al parco, c'era solo il nonno e la bambina. Faceva troppo freddo al parco, c'erano gli alberi a guardare. C'è chi dice l'hanno preso gli extraterrestri e l'hanno portato su una nave spaziale. C'è chi dice l'hanno preso i marziani per poterlo studiare. C'è chi dice l'hanno preso gli zingari e l'hanno portato in un campo fuori Roma. C'è chi dice l'hanno preso gli alberi, l'hanno nascosto nella chioma. Arrivò la stampa nazionale, raccolse tutte le dichiarazioni. E la bambina disse: non guardavo, mi ero innamorata. Il nonno disse: sono stati gli alberi. C'è chi dice l'hanno preso gli zingari e l'hanno portato in un campo fuori Roma. C'è chi dice l'hanno preso gli alberi, l'hanno nascosto nella chioma, nella chioma. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte. Sparì oltre la cima degli alberi come una stella cadente nella notte. Era appena passato carnevale, c'è chi ha detto io l'ho visto volare sopra il cielo del Giappone con ancora addosso la maschera, il mantello e il cappello nero di Zorro. Ciao, sono Margherita, questa è la prima di una serie di interviste lampo che Music Buffet fa per Folletto Unplugged. Lui è Lucio Corsi e lui è il suo amico Nigga Muto. Allora, partiamo con la prima. Qual è stata la prima cosa che hai mangiato oggi?
le interviste lampo mi mettono subito in paranoia. Next one. L'ultima canzone che hai ascoltato ieri. Oh merda, sono difficilissimo. Manichini di Renato Zero. Cane o gatto? Cane. I tuoi pezzi li hai scritti qui o in Toscana? Qui e in Toscana. Chi è secondo te un animale da palcoscenico? Il cane. Slip o boxer? Boxer. Parmigiano sì o parmigiano no sulla pasta al tonno? Sempre. La tua suoneria a 15 anni, Eminem o Nirvana? Nessuno dei due. Qual è il primo accordo che fai quando prendi in mano una chitarra? Dipende, re, mi, do, sol, fa, si. Sei obbligato a fare un featuring con uno di questi artisti. Raffaella, la Fico o la Carrà? Raffaella Carrà. Religione, in cosa credi? Credo in Blue Fu Manchu. E negli alieni? Sì, assolutamente. Di che colore sono le pareti della tua stanza? Bianche. Viene prima la musica o il testo? Entrambe le cose in maniera differente. A volte prima la musica, a volte prima il testo. Vieni prima con o senza musica? Vengo sempre prima. Allora, grande come Godzilla o verde come un drago? Verde come un drago. Dove hai messo la televisione? Qui non c'è, a casa l'ho lasciata a casa. Molto bene. Allora, domanda finale. Senza guardare su Wikipedia, secondo te chi ha inventato i nomi delle sette note musicali? Non lo so.